L'Evangelista Matteo, domenica scorsa, ci ha riproposto le tre parabole che ci parlavano del Regno dei Cieli. Oggi ci parla invece di Gesù che si ferma di fronte alle folle che lo seguono. Il Regno dei Cieli, sì, hanno compreso in parte che cosa volesse significare, ma le folle cercano qualcos'altro, cercano da Gesù il guaritore, cercano colui che sa saziare la fame e la sete, sa dare delle risposte agli interrogativi che portano dentro il cuore. E Gesù, mosso dalla compassione, dice l'Evangelista Matteo, cerca di guarire ammalati, di dare speranza, di dare sollievo. Ma poi i discepoli si accorgono che il tempo scorre, che il giorno sta per finire, e allora invitano Gesù a rimandare la folla a casa. Ma Gesù coglie invece di questo aspetto per dire: date loro da mangiare. Sapeva benissimo che sarebbe stato impossibile, ma emergono dalla folla pochi pani e pochi pesci. Gesù li fa distribuire, e in questa distribuzione, da questa povertà, ne nasce una grande ricchezza, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, tanto da saziare più di 5.000 persone, senza contare le donne e i bambini, dice colui che scrive. Mi dispiace, ce n'è uno solo. Non abbiamo che questo. Ma l'abbiamo fatto. Ma che tu? Non ce n'è uno solo, il cesto è pieno. Che cosa significa tutto questo? Significa che Gesù pensa sicuramente ai desideri profondi del cuore dell'uomo. Desidera saziare la fame e la sete che porta dentro il suo cuore, e lo fa capire attraverso dei segni. Ma quello che avviene nel cuore è qualcosa di molto più profondo e molto più importante. Gesù ci dà il vero cibo, l'Eucaristia, la sua parola, ci dà le ragioni per cui vivere intensamente la nostra esistenza. Allora accogliamo questo cibo che il Signore ci dà, accogliamo la sua presenza, lasciamoci in qualche modo compatire da Gesù, Gesù che condivide le nostre sofferenze, i nostri disagi, ma per darci sollievo, per darci pace, per darci la gioia. Buona domenica.